8 di agosto, fa freddino, il bosco è ancora freddo, more, lamponi e mirtilli sono praticamente assenti, in compenso si trovano dei bei porcini, tipo questo, che non è piccolo per niente, e ne avevo trovato un altro più grosso ma meno bello di questo, già consumato. Aveva raccolto in 10 metri quadrati e in un quarto d'ora, non di più, puliti completamente. Peccato che sta piovendo di brutto, perché serve da far passare ancora, che è una zona mai esplorata da nessuno questa. E sono una ventina appena sbucciati, appena usciti. Questo è il raccolto del pomeriggio, un'ora e mezza circa, più o meno trovati tutti nello stesso punto. E siccome sono stato graziato, che non c'era passato nessuno da tanto tempo, come al solito io ricambio madre natura facendo un po' da spazzino, e così faccio anche penitenza per le sigarette che ho fumato da giovane. Quindi, assieme ai funghi, ho portato giù anche sto schifezza. Non so, vanno a fare le corse campestri e lasciano tutti i nastri, dopo lattine, c'è di tutto. Comunque sono fradicio perché è piovuto prima, da mezzogiorno all'una circa, e dopo le piante sono ancora completamente bagnate, anche se il tempo si sta raddrizzando un pochettino. Ma oggi le previsioni del tempo davano bel tempo, noi avevamo programmato di andare in canoa sul lago di Molveno. La signora non è voluta uscire, si è messa tutta in tiraggio, aspetta solo di fare il giro in paese e dopo andare a cena. Invece devo ancora lavarmi e far asciugare un po' di roba. E ecco la totalità del raccolto. Tutto il mio record come numero di porcini, ma non come peso. Infatti di grandi e di medi ci sono solo questi, e di una cinquantina di piccolissimi appena spuntati. Quindi ha fatto tantissimo numero, ma non ha fatto peso. Però sono contento, perché in una giornata di raccolta sono tanti. Adesso è sistemarli, pulirli e metterli in congelatore, che è un po' più dura, ma domani mattina. Adesso sono troppo stanco.